nella cartella di Xamplite che, come dicevo, ha la caratteristica di non servire alcuna installazione, non va a sporcare il registro di Windows, è molto comoda perché è portatile, quindi una volta che io mi trasporto la cartella Xamplite su un altro disco, non devo far altro che avviare questa utility che si chiama Setup Xamp, che mi reimposta i percorsi in maniera tale che il server possa trovare i file di servizio. Fino a quando non faccio la prima installazione e poi non lo sposto, chiaramente non c'è bisogno di fare altro, ma ogni volta dopo che ho spento il computer, chiaramente bisogna riavviare il server manualmente tramite Xamp Control che mostra un pannellino che io ho già aperto, dovrebbe essere qui, ecco qui, che ci consente di conoscere lo stato del server Apache, che in questo caso è avviato, e il server MySQL che si sta avviando adesso. In questo caso specifico, ma anche nell'altro, la prima volta solamente il computer ci chiede se deve consentire l'accesso alle funzionalità del programma. Ovviamente dobbiamo consentire in entrambi i casi, altrimenti il server non si può assolutamente avviare. Dobbiamo avere quindi le due lucette, cioè i due stati di running, sia per Apache che per il MySQL. Se si verificano queste due condizioni e rimangono stabili, perché dopo alcuni secondi in alcuni casi si può interrompere, il server è avviato, quindi deve funzionare. A questo punto minimizzo questa finestra perché eventualmente mi può sempre servire, e se vado in htdocs, che è la cartella pubblica, io ci devo andare a mettere tutto quello che voglio pubblicare in rete. Quindi in questo caso ho messo solo la cartella di Moodle e dobbiamo fare attenzione che sia una prima directory, cioè non ci sia un ulteriore directory. Molte volte scompattando magari si forma una prima cartella di Moodle, dentro ce ne sta ancora un'altra. Quindi in questo caso ovviamente il percorso si modifica e non funziona nulla. Il peso magari può essere utile conoscere il peso totale della cartella attuale scompattata, è di 50 mega come dimensioni, per dimensione sul disco è di 64, quindi più o meno c'è modo di rendersi conto se tutti i file sono stati decompressi e decompattati. Bene, a questo punto in buona sostanza non c'è da fare altro che richiamare il nostro server. Vediamo se parte. Dicevo prima, con localhost si deve vedere questa finestra. Questa finestra in sostanza ci conferma che tutto è avviato, almeno il server Apache sicuramente funziona, perché è una finestra che utilizza un file PHP. Il PHP deve essere interpretato e quindi se non fosse avviato il server Apache, questa finestra non la potremmo vedere. Per sapere anche se anche il file, se anche il MySQL è avviato, il server MySQL, basta avviare il PHP MyAdmin che serve per la creazione e la gestione dei database. Possiamo provare ad effettuare una nuova installazione eventualmente. Ma dovrei avere una nuova cartella di Moodle perché questa è già occupata. Magari mi creo un database. Andiamo allora su privilegi e chiedo di aggiungere un nuovo utente. In questo caso nome utente lo chiamo Pippo. Host va bene, il localhost. La password metto Pippo. È semplice. E poi chiedo di creare un database con lo stesso nome e di concedere tutti i privilegi. Tutti i privilegi sono essenziali per poter consentire le operazioni base amministrative sul database stesso. Quindi a questo punto posso fare seguire la query e praticamente mi viene creato il database Pippo, al quale potrò accedere inserendo i dati user Pippo e password Pippo come l'abbiamo messo. Quindi questa parte qui è terminata, il PHP MyAdmin non serve più. E
e posso ritornare a utilizzare, a reinstallare il mio Moodle. Questa è una cartella già installata, quindi evidentemente devo poter la duplico, magari faccio un copia e incolla e rifacciamo una nuova installazione. Un attimo che si completa questa fase. Sto facendo la copia di un'installazione già effettuata, evidentemente adesso a zero nella copia, in maniera tale che si possa rieseguire poi un'installazione ex novo utilizzando il database che avevamo appena utilizzato. Ecco qui, questa qui allora la chiamo corsi, in maniera tale che poi l'indirizzo sarà localhost slash corsi, e perché si possa riavviare l'installazione, ovviamente devo cancellare o rinominare il file di configurazione, perché se Moodle vede il file di configurazione già creato, ovviamente tenta di avviare l'applicazione, mentre se non lo trova, dovrebbe iniziare un'installazione ex novo. Come dicevo nei tutorial, poi, e come succede anche in alcuni server, non tutti lo fanno, ad esempio Aruba non consente di scrivere al di fuori della cartella htdocs, però è importante questa cosa perché ci permette di andare a utilizzare uno spazio che non è raggiungibile dall'esterno. Quindi, se il provider ci consente di avere una cartella al di fuori di htdocs, è meglio. Io in questo caso magari provo a creare una nuova cartella che chiamo, come dicevo nei filmati, private, no, private, private, e vediamo di utilizzare in maniera tale che Moodle vada a scrivere, vada a inserire la cartella Moodle Data direttamente in questa cartella qui. Bene, vediamo se si avvia allora il tutto, se non ho dimenticato nulla, dovrebbe avviarsi. Proviamo. Quindi questo era corsi, e infatti ci viene proposta l'interfaccia di installazione. Scegliamo la lingua, questa ricordo è la lingua di installazione unicamente, poi le lingue con cui utilizzare la piattaforma dovranno essere caricate successivamente. Andiamo avanti e in questo caso vediamo XAMPP Lite, quindi esce, entra una cosa e qui scrivo private, e torna con private slash Moodle Data. Qui Moodle Data dovrebbe andare a finire al di fuori dell'htdocs. Vedete, l'htdocs è qui e questi serve per contenere poi la cartella, vediamo se ce la fa vedere, la cartella corsi che ho rinominato. Se è tutto a posto, proviamo. Sì, vede la cartella correttamente, tant'è che passa alla richiesta di scrittura del database. Quindi il database l'avevamo chiamato Pippo, l'utente era Pippo e la password era Pippo. Vediamo se funziona. Benissimo, sì. Ha trovato anche il database e ci dà conferma del fatto che passa ai controlli del server. L'unico controllo che non viene passato in questo caso è opzionale, è il curl che serve per il networking di più piattaforme messe in rete, quindi per in locale diciamo non ce ne importa niente, tutto il resto è a posto. Quindi andiamo avanti, successivo, ci facciamo scaricare il language pack italiano in maniera che poi la piattaforma potrà funzionare con le lingue inglese o italiano a scelta. Questa è la lingua di default comunque che verrà utilizzata per l'installazione. La velocità di questa operazione dipende dai tempi di risposta del server di moodle.org, perché è da lì che viene preso il file. Anche questo è stato installato. Successivo. Il config PHP, che è il file di configurazione della piattaforma, è anche stato creato. Questo indice che la directory è correttamente scrivibile. Continua e inizia la fase di installazione. Anziché andare a cliccare ogni volta su continua ad ogni tabella creata, consiglio di
cliccare questo bottoncino in maniera tale da Mood procede con un'operazione non assistita, vuol dire che fa tutto da solo fino alla prima schermata che serve per l'introduzione dei dati amministrativi. Quindi a questo punto non dobbiamo fare altro che attendere che vengano create le tabelle. Forse questa era la fase in cui si blocca. La collega, quando ci ha parlato prima, diceva durante la fase di creazione delle tabelle. In questa fase, evidentemente, sta lavorando tutto in locale, occorre memoria, quindi può darsi anche che il computer rimanga senza spazio disponibile alla fine, poi non riesca a finalizzare l'operazione. Allora, finalizziamola con l'inserimento dei dati, quindi amministrativi. Ricordo che in questo caso di default viene richiesto di inserire una password di 8 caratteri, di cui almeno un carattere maiuscolo, ci deve essere almeno un numero e un carattere non alfanumerico. Quindi, per esempio, posso pensare a Roberto con la R maiuscola, poi un asterisco e l'anno 02, 01, anzi, mi ero sovravanzato. Quindi in questo caso la richiesta di password dovrebbe essere esaudita. E quindi in questo caso poi qui si riempiono i campi rossi con l'asterisco e sono obbligatori. Indirizzo email. Mettiamo anche la città, quarto Napoli, seleziona Italia. E per il resto la descrizione. Queste sono tutte cose che comunque possono essere inserite in un altro momento, perché ci si potrà entrare poi nella scheda personale in seguito all'installazione. Bene, possiamo fare aggiornamento profilo. Se non ci sono errori, anche questa fase viene sorpassata e si entra nelle impostazioni della home page proprio del sito. Anche in questo caso consiglio di operare velocemente, perché poi potrà essere modificato con calma in un secondo momento. Quindi prova. Il nome abbreviato Corsi SL Second Life serve poi per il path che viene inserito di navigazione, viene inserito in alto nella piattaforma, la descrizione del sito, quello che facciamo, cosa facciamo, eccetera, e la creazione dell'account. Essendo un'installazione in remoto, soprattutto bisogna abilitare l'account via mail. Ah, anche di questo avevo preparato un filmato per verificare come impostare questa cosa e anche installare il reCAPTCHA, che serve appunto per evitare le fastidiosissime registrazioni da parte dei robots, di spammer, eccetera. Perlomeno limita questa cosa, quindi consiglio di installarlo. E sul filmato che verrà pubblicato a breve troverete anche la descrizione su come implementare il CAPTCHA. Salva le modifiche e il sito praticamente è online. Non ci sono problemi particolari, avete visto, la cosa è abbastanza lineare. Nel caso sbaglio, faccio qualche errore o non mi piace, avete visto, la cosa è abbastanza semplice. Io potrei ripetere nuovamente l'installazione semplicemente ritornando nella mia cartella, adesso è questa Corsi, e andare praticamente a cancellare o a rinominare il file di configurazione. Senza questo file, Moodle ovviamente riprova nuovamente a fare una nuova installazione, e quindi posso fare tutte le prove necessarie senza dover ricaricare fisicamente nuovamente i file di Moodle nuovamente. Questo è tutto, mi pare.